Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. La storia di cui andremo a parlare oggi è avvenuta a Nagasaki e questo è un caso che avevo già affrontato su questo canale. Tuttavia ho deciso di affrontare nuovamente questo caso andando più nel dettaglio dal momento che mi è stato richiesto da qualcuno di voi nei commenti. Per affrontare questo caso al meglio mi sono affidato ancora una volta al canale di Claudia Rome Tokyo One Way, che vi consiglio di andare a vedere. In ogni caso vi dico già che con Claudia stiamo pensando a breve di realizzare una collaborazione, quindi tenetevi pronti perché ci saranno molte più casi che affronteremo insieme e cercheremo anche di confrontarci per quanto riguarda la società giapponese, dal momento che siamo due italiani con la passione per il crimine che hanno vissuto in Giappone per tantissimi anni. Ma adesso non perdiamoci troppo in chiacchiere e iniziamo con questo caso. Quello che è successo è che il 1 giugno del 2004 una bambina di 12 anni, quale Satomi Mitarai, è stata fatta fuori a scuola da una sua compagna di classe, che sarà chiamata Shoujo Ei, ovvero tradotto ragazza A, che all'epoca dei fatti aveva solo 11 anni. Dovete sapere che in Giappone si cerca sempre di mantenere la privacy quando si ha a che fare con minorenni, soprattutto quando si ha a che fare con ragazzini delle elementari. Si cerca sempre di celare i nomi di questi assassini, come ad esempio è successo anche per l'assassino di Kobe, ovvero Shonen E, in questo caso ragazzo A. Già durante quel caso, appunto, durante il caso del ragazzo A, per chi avesse visto il video, se non l'avete visto ve lo lascio qui, si era deciso di abbassare l'età per essere perseguiti criminalmente da 16 a 14 anni. E dopo questo nuovo caso di Sasebo, appunto nella prefettura di Nagasaki, si era pensato, comunque c'era stata una proposta per abbassare ulteriormente questa età. Tuttavia questa proposta non è stata accolta e non è stato fatto nulla, quindi il limite in Giappone rimane a 14 anni. In ogni caso, tornando a quel fatto, ti dico giorno, il 1 giugno del 2004 questa ragazza, appunto la ragazza A, ha attirato una sua compagna di classe durante la pausa pranzo in una classe completamente vuota. Ha chiuso le tende e ha fatto sedere per terra Satomi, le ha coperto gli occhi e poi le ha tagliato la gola con un taglierino. Quel taglio aveva una profondità, pensate, di ben 10 cm e tra l'altro è arrivata persino a ferirle le mani con una tale forza che si riuscivano persino a vedere le ossa. Successivamente quella ragazza ha atteso una quindicina di minuti per poi tornare in classe. Si suppone che questa ragazza abbia aspettato questi 15 minuti per accertarsi che la sua vittima fosse passata a miglior vita. Tornata in classe, la ragazza A era completamente ricoperta di sangue e l'insegnante lo nota, trova quindi il corpo di questa sua compagna. La polizia viene quindi chiamata e questa ragazza viene presa in custodia. Una volta condotta alla polizia, le verrà subito richiesta una perizia psichiatrica e successivamente sarà condannata a 2 anni di riformatorio psichiatrico nella prefettura di Toshigi. A questa ragazza, ragazza A, le era stato tuttavia dato un soprannome che forse molti di voi la conoscono, perché è diventato veramente un caso famoso, eclatante, ed è conosciuto con il nome di Navata Tan. Sebbene si sia cercato di mantenere il nome di questa ragazza anonimo e la sua identità completamente anonima, sono iniziate a circolare delle foto di classe e si è arrivato a capire che l'identità di questa bambina in questione era proprio questa ragazza che indossava questa maglia con scritto Nevada e per questo motivo il nome Nevada Tan. Questo caso è stato estremamente scioccante, anche perché soprattutto immaginatevi una bambina che fa fuori una sua compagna di classe di 12 anni, cioè è assolutamente una cosa impensabile. Tuttavia ciò ha portato anche a degli episodi abbastanza inquietanti. Pensate che c'erano delle ragazzine, perché questa foto ha circolato praticamente ovunque, era diventata quasi una specie di meme, cioè c'erano addirittura dei fan suoi che la idolatravano. È una cosa veramente assurda, o comunque magari probabilmente
probabilmente perché volevano, non lo so, essere alla moda, essere un po' alternative, eccetera, eccetera. Ma pensate che c'erano anche delle ragazzine che addirittura erano andate a comprarsi quella sua stessa felpa, appunto per poter magari emulare questa ragazzina, o non so per quale motivo una persona sana di mente comprerebbe una maglia del genere sapendo che appartiene a un criminale. In ogni caso, pensate che questa notizia è arrivata perché il sito che le vendeva, appunto questa università, perché era una maglia universitaria, ha avuto un picco delle vendite. Quando però si sono resi conto del perché c'è stato questo picco, ovviamente hanno preso giustamente dei provvedimenti e hanno sospeso la vendita proprio per rispetto della famiglia delle vittime, il che è una cosa molto nobile che molto probabilmente non tutte le aziende farebbero. In ogni caso, parlando anche di queste due ragazze, benché a questa Satomi era stato impedito la possibilità di terminare gli studi in quella scuola elementare, le è stato comunque dato il riconoscimento scolastico post mortem e quindi ha potuto concludere, se vogliamo, da qualche parte gli studi. Tra l'altro è interessante che questo diploma, appunto, di completamento di questo percorso elementare non è stato dato solo a questa Satomi, ma anche a ragazza E. So che molti di voi si chiederanno: ma com'è possibile che a una ragazza del genere sia stato dato un diploma di scuola elementare? Come ha fatto a finirlo? E la motivazione è perché magari dando questo diploma c'era forse la possibilità che ciò avrebbe potuto aiutare magari un futuro reinserimento nella società. Ma adesso andiamo a vedere e a scoprire chi era Nevada Town. Nevada Town era una ragazzina che fino a quel momento era sempre stata considerata normale, una bambina come tante. Era una bambina molto inserita anche all'interno delle dinamiche della sua classe. Era anche una ragazza molto attiva. Ci sarà anche uno degli insegnanti che dirà come questa ragazza interveniva spesso a lezione, alzava la mano e sembrava partecipare e essere interessata a quello che veniva svolto in classe. Tuttavia, come potremmo vedere, alcuni campanelli d'allarme ci sono stati. E tra l'altro dovete sapere che la notte prima di quel fatidico giorno, questa bambina, appunto Nevada Town, aveva visto in TV, in un drama, un uomo ucciderne un altro proprio con un taglierino. E tra l'altro dovete sapere che a seguito di questo incidente tutte le televisioni si sono dovute poi dare in Giappone una sorta di regolamento per evitare magari di trasmettere determinati contenuti in alcuni orari specifici, per evitare appunto che qualche ragazzino o ragazzina emulasse quello che veniva trasmesso in TV. Nevada Town era anche una fan di una specie di cartone animato che vi era in internet all'epoca, che era chiamato Red Room. Tale video piuttosto violento di Battle Royale. Non so se qualcuno di voi conosce questo film. Battle Royale è una specie di Hunger Game, però ambientato in Giappone, in un Giappone dei giorni nostri. E praticamente ogni anno una classe viene mandata in quest'isola e praticamente tutti gli studenti, un po' come tributo alla nazione giapponese, devono farsi fuori l'uno con l'altro finché rimarrà solo un vincitore. So, ragazzi, che questo sembra spoiler, ma in realtà questo vi viene detto nei primi 15 minuti del film, è proprio quello su cui si basa il film. È un film veramente bello che personalmente vi consiglio di vedere. In ogni caso, questa tragedia ha comunque posticipato anche l'uscita del DVD che sarebbe dovuto uscire appunto di Battle Royale, perché si era sollevata veramente una grossa polemica, tant'è che l'edizione speciale del DVD, e che doveva uscire di lì a giorni, è stata posticipata. In ogni caso, questa ragazza, come potete vedere, aveva questi interessi, appunto si interessava a gialli, leggeva fumetti dell'orrore, questa Red Room di cui abbiamo parlato, e che era una grande fan di questo Battle Royale. Addirittura questa ragazza aveva reinventato questa storia di Battle Royale rimmaginandosela con i personaggi proprio della sua classe, quindi con i suoi compagni. E anche in questa storia che lei aveva scritto, Satomi veniva fatta fuori. In ogni caso, tornando a quel giorno, quando Nevada Town è tornata in classe, appunto ricoperta di sangue,
ha subito iniziato a piangere e ha detto subito che le dispiaceva. E anche quando è stata portata alla polizia continuava a piangere e continuava a dire gomennasai, mi dispiace. Non dormiva le prime notti e nemmeno mangiava. Quindi, come potete vedere, un senso del rimorso c'era, a differenza di molti altri criminali di cui abbiamo parlato su questo canale. E quando la polizia ha chiesto il perché avesse fatto questo, all'inizio questa ragazza esita, non dà una risposta, non dà alcuna giustificazione. Successivamente emergerà che cosa era successo. Sembra che il tutto era iniziato da un litigio che queste due ragazze avevano avuto per via di qualcosa che Satomi aveva scritto nei confronti di questa Navada Tan, appunto su un forum che entrambe frequentavano. Navada proveniva da una famiglia dove il padre era malato e che quindi per un lungo periodo non poteva lavorare. E questo, come potrete immaginare, gli arrecava un notevole stress che molto probabilmente spesso sfogava anche su Navada Tan. E tra l'altro questa Navada Tan finiva per passare molto più tempo appunto con il padre, dal momento che appunto era disoccupato, mentre la madre e la nonna erano sempre a lavorare. E dal momento che questo padre molto spesso aveva questi sfoghi di rabbia su questa ragazzina, Navada Tan aveva detto agli amici e anche ai parenti che odiava il padre. Sembra comunque che il padre in più occasioni aveva cercato di allacciare o almeno instaurare una qualche forma di rapporto con questa sua bambina, tuttavia sempre con insuccesso, e le conversazioni all'interno della famiglia erano piuttosto blande, vuote. E anche i responsabili del riformatorio dove Navada Tan era stata trattenuta poi in seguito alla condanna hanno detto che quando i genitori si recavano per vedere la figlia, la discussione era sempre incentrata su banalità e sembrava come se non trasparisse una qualunque emozione da parte di questi genitori. Questa Navada Tan è una ragazza che inizialmente i suoi maestri ne parlavano molto bene di lei, almeno all'inizio, questo per i primi 5 anni di elementari, ma sembra che dal quinto anno, in Giappone le elementari durano 6, dal quinto anno aveva iniziato un pochino a cambiare. Per esempio aveva smesso di guardare la gente negli occhi quando parlava con loro e cercava sempre come di posare lo sguardo su qualcosa di differente, ed arrivava anche ad offendere in maniera estremamente pesante le persone. E tra l'altro spesso brandiva questo taglierino. E questi comportamenti sempre più violenti e alquanto strani non hanno fatto che peggiorare al sesto anno di elementari. C'è stata proprio un'escalation. In particolare c'è stato un episodio significativo che è stato poi quello che ha dato il via, diciamo, a questa tragedia. Sembra che un giorno, mentre queste due ragazze stavano giocando e praticamente Satomi portava sulle spalle Navada e stavano giocando, insomma, così, a un certo punto, dopo averla portata comunque per una certa distanza, le ha detto ma quanto pesi? Perché ovviamente, cioè, non è che la stava probabilmente offendendo, ma si sa, se portate qualcuno in spalla per, non lo so quanto l'abbia portata, però per un determinato lasso di tempo, comunque alla lunga diventa pesante per una bambina comunque portarne un'altra. E in ogni caso sembra che Navada non abbia preso bene questo commento, anzi appena è scesa era veramente offesa e molto alterata e ha preteso subito le scuse da Satomi. Satomi tuttavia non si è voluta scusare, anche perché molto probabilmente non si era neanche resa conto di che cosa aveva detto, di quanto quel commento avesse fatto male a Navada. E proprio per questo motivo, forse poi quando sono tornata a casa, Satomi ha scelto di scrivere su quel forum in internet, appunto dove entrambe scrivevano, che Navada Tan parlava proprio come una perfettina. E questo anche un po' per il modo probabilmente che Navada aveva di parlare, questo modo così forbito, eloquente. E inoltre, se vi ricordate quando vi ho descritto questa politologia, abbiamo detto che questa tipo di persone, ovviamente lo spettro è molto grande, quindi prendete un po' con le pinze quello che vi dico, non sono uno psicologo, però ci sono appunto delle caratteristiche che ritroviamo. Molto probabilmente Navada Tan non ha saputo cogliere, non voglio dire umorismo, però questo linguaggio sfigurato, cioè ha preso proprio la lettera quello che
Satomi le aveva detto, quindi che era pesante, quindi lei automaticamente si è sentita grassa, non si è sentita accettata, cioè non sappiamo che cosa le è corso nella sua mente, però si era estremamente offesa, probabilmente perché non aveva capito proprio quello che quell'altra ragazza volesse intendere. Molto più probabilmente questo è quello che è successo. Quando Nevada vede che Satomi ha scritto online che lei era una perfettina, subito ha cercato di hackerare l'account di Satomi e riesce ad entrare e cancellerà subito quella frase. Satomi, quando accederà alla sua pagina, subito noterà che qualcuno aveva cancellato quella frase che lei aveva scritto poco prima, e Satomi scriverà nuovamente quella frase e in più aggiungerà che qualcuno ha fatto irruzione sulla sua pagina e ha scritto anche che pensava di sapere chi fosse questa persona. A questo punto Nevada accederà nuovamente all'account di Satomi, cancellerà nuovamente quella frase e addirittura arriverà ad eliminare l'intero profilo. Successivamente, come vi ho detto all'inizio, porterà a termine quello che aveva in mente. Tra l'altro, una cosa veramente spaventosa è che questa, anche la settimana precedente a questo fatto, aveva litigato anche con un altro suo compagno e pensate che lo aveva inseguito sguainando quel taglierino. Eppure è incredibile come la scuola non abbia fatto nulla. In ogni caso, il fatto comunque forse più grave di questa storia è che è stato questo bisticcio che c'è stato il giorno prima che ha scaturito appunto questo crimine, assieme a quell'interesse profondo che aveva appunto per tutto quello che era un po' il mondo un po' creepy, come abbiamo detto, Battle Royale, Red Room e questi fumetti dell'orrore. Sembra assolutamente, molti esperti concordano con il fatto che è stato proprio questo materiale a influire negativamente sulla sua personalità. Un compagno di classe testimonia appunto che aveva letto tutte quelle entrate, ma ha dichiarato dal suo punto di vista che non erano assolutamente offensive. Quindi molto probabilmente questa tragedia è anche avvenuta per il fatto che nessuno è stato in grado di cogliere proprio tutti quegli segnali che ci sono stati, cioè non è normale che una bambina va in giro sguainando questo taglierino dicendo che ti taglio eccetera eccetera, cioè non è un comportamento normale, è davvero triste che nessuno sia riuscito a fermarla prima. È stata condannata a 2 anni di riformatorio psichiatrico minorile e nel settembre del 2006 questa sentenza è stata prolungata, ma nel maggio del 2008 le autorità hanno detto che rinunciavano a chiedere un'altra sentenza. Quindi in questo momento non si sa di fatto dove sia Nevada Town, non si sa che faccia abbia in questo momento, non ci sono notizie e non si riesce a sapere nulla di questa ragazza. E c'è chi ipotizza che sia istituzionalizzata in qualche ospedale psichiatrico, ma ci sono anche voci che sostengono che in realtà questa ragazza nel 2013 è stata messa in libertà. Tuttavia non c'è nessun tipo di conferma a questa voce, quindi più probabilmente è ancora in un ospedale psichiatrico. In ogni caso è impossibile trovare notizie su di lei, anche perché molto probabilmente, anche un po' per oscurare la sua identità, è stato cambiato nome. Quindi anche se il nome vero alla fine è venuto fuori, probabilmente non corrisponde con il nome che ha questa ragazza oggi, anche perché tutti qui in Giappone anche in questo momento continuano a chiamarla Nevada Town. E ragazzi, questa era la storia di oggi. Io vi invito anche a vedere il video che ho realizzato in passato su questo caso, che avevo preso un approccio diverso, se vi può interessare, e sono davvero curioso di sentire la vostra opinione. Io vi ringrazio veramente tantissimo per aver scelto di vedere questo video e spero davvero di potervi rivedere nel prossimo video. E come vedete sto riuscendo a fare adesso 2 video a settimana. Voglio veramente ringraziare anche gli editor che stanno rendendo possibile appunto realizzare 2 video. Io vi saluto e alla prossima, ciao.